Salve gente, benvenuti a questa nuova puntata di Tekken 5. Beh, raga, in questa puntata andrò a fare Marduk o Marduk. Vabbè, via! Ok, iniziamo con Yoshimitsu la strage. Però ragazzi, secondo voi se King nel in Tekken 4 uccideva Marduk alla fine, secondo voi chi c'era al suo posto? Tanto per ipotesi. Per me, al posto di Marduk, il Tekken 5, se veniva ucciso da King, c'era uno della sua famiglia che voleva vendicarlo, secondo me. Vai così. Nella quando vi wiki può fare questa mossa. Vuoi vedere come si sistema, bella? Infatti avete detto che preferite più Anna che Nina. Beh, in effetti forse è più attraente Anna che Nina. Ma di sicuro è molto più forte Nina. In fondo ci hanno fatto anche un gioco su di lei, dove si scontra alla fine proprio con Anna. Poi sentire il loro doppiaggio in italiano è stato bellissimo in quel gioco. Anche se per tutto il tempo Anna non ha mai parlato, solo alla fine, quando se ne andava, ha parlato. Vabbè.
Anna si è trovato lo spasimante. A caso. Ecco, raga, non fatelo arrabbiare. Sento che il Tekken, la storia che ha meno senso è proprio quella di Jack. No, dai, veramente. Beh, comunque, se fanno un altro film su Tekken, non animato, come quello dove si scontrano i ragazzi Jin e Kazuya. Ecco, se fa un altro film di quel tipo, il continuo, spero che coinvolga un po' di più tutti quelli di Tekken. Siccome nel primo film di Tekken, quello animato, hanno coinvolto tutti quelli del primo. Anche se in maniera male. Insomma, nel primo Tekken non si sono visti i combattimenti per personaggi, visto che la storia è incentrata sulla vendetta di Kazuya contro gli altri. Ecco. E di come lo scontro tra Anna e Nina ha vinto vittoriosa proprio Nina, perché Anna è stata montata da un tirannosauro invisibile così a caso. Va bene. Quasi vista anche Giulia, se non sbaglio la sorella di Michelle, se non sbaglio, o è il contrario. Vabbè, mi sono un attimo confuso. Beh, comunque si è visto il tentativo di omicidio da parte di lei, appunto gli Hayati, che non è andato non è andato per niente a segno. Poi tutti gli altri personaggi non si sono per niente visti che combattevano o altro. Ovviamente è stato un film deludente, devo dire. Quindi spero di un continuo, magari un film un po' più bello. Magari anche proprio sul film di Tekken, con gli attori, eccetera. Siccome si credeva che nel film gli altri venivano uccisi da Tekken Force, invece no, era ancora vivo alla fine. Almeno si vede il almeno poi si vede il combattimento, no? In un secondo film, magari tra lui e Jin proprio. Siccome
siccome i ragazzi nel film non era tutto, non era il tipo, non so, ti picchio così impari a obbedirmi, ecco. Insomma, non ha mai usato la violenza, ecco. Si usa solo Kazuya, interpretato da CM Punk, grande, che voleva solo prendere il potere. Insomma, una storia di Tekken fatta a nuova, diversa dal gioco, ecco. Quindi vorrei vedere un secondo film. Ma perché, raga, è un po' troppo facile che nel primo film di Tekken Jin sconfigge Kazuya, ottiene i poteri della Tech Force e tutto finisce, no, dai. È un film troppo facile. Almeno si vede uno scontro bello. Cioè, che si veda un secondo film con uno scontro più bello. Poi nel film non si sono visti tanti combattimenti anche lì fra i personaggi. A massimo Jin che doveva combattere contro tutti. Insomma, ha sfidato Yoshimitsu. Poi ha sfidato Brian, Ricky, ma mi sembra solo questi due. Dico, non si è visto che sfidava, non so, Raven, o non so, Eddie, Anisel, ma è Cristi Montero, vuol dire, o Nina o Anna, ecco. Dico, un po' d'azione, no? Dico, tre combattimenti e poi fanno finire il film. Ah sì, per non parlare anche del primo scontro che ha avuto con Lee, ecco. Non so se era il figlio, non so se era il era Forrest Lee o il figlio, boh, non lo so. Beh, comunque non dico che non mi sia piaciuto, ma potevano fare di meglio. Almeno nel film con Alisa hanno fatto bene il film. Poi lo scontro finale fra Hayati, Kazuya e Jin, poi questi due, poi si trasformano i demoni, e con Lin Sayu, la mia personaggio femminile preferita di Tekken, ecco. Non mi è dispiaciuto il film. Oh, ho battuto. Vabbè, ditemi la vostra, raga. Se avete un'opinione.
Ok, vedremo se il Tekken 6 forse farà qualcosa contro Matsuk. Beh raga, comunque questo episodio di Tekken 5 finisce qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!